siamo a Conche di Codevigo, davanti a un impianto idrovoro costruito dal Consorzio Venezia Nuova e dato in gestione al Consorzio di Bonifica Bacchiglione. Il secondo lotto, del quale abbiamo avuto il finanziamento grazie al provveditorato ai lavori pubblici di Venezia, l'ingegner Linetti, ci ha consentito di prendere in carico questo impianto e praticamente raddoppiarlo, dando una forza espulsiva dell'acqua da queste zone verso il fiume Brenta, che sicuramente non creerà mai più problematiche di allagamenti. Siamo qui per un motivo importante. Senza questo manufatto non saremmo riusciti a mettere in asciutta la botte sifone di Conche. La botte sifone di Conche si trova a circa un chilometro da dove vi sto parlando adesso ed è l'intersezione di due canali, il canale Altipiano e il canale di scarico dell'idrovora di Santa Margherita. Con questo manufatto siamo riusciti a chiudere completamente l'accesso dell'acqua alla botte e siamo riusciti ad entrarci dentro. La botte a sifone di Conche è stata costruita in due tronconi, il primo nel 1600 della Repubblica Veneta, il secondo nel 1889 dal governo italiano, a seguito dell'ultima deviazione del fiume Brenta. Fiume Brenta, che sapete, è stato molto antipatico ai veneziani e l'hanno più volte deviato dalla laguna, scherzi a parte, proprio perché i sedimi del fiume interravano la laguna e quindi hanno fatto questo tipo di intervento per portarlo fuori. L'intervento della messa in sicurezza della botte di Conche si può riassumere in tre parole. Allora, passione, quella che il nostro direttore generale ingegner Francesco Veronese ha messo in quest'opera, tutta la passione, tutta la sua ricerca storica e tutta la sua attenzione quotidiana allo stato dei lavori. Lungimiranza, la lungimiranza è stata quella anche di riuscire quotidianamente a intervenire su ogni tipo di problematica che si presentava. Sono tre canne di cui una perfetta, una un po' danneggiata e una severamente ammalorata, tanto che hanno dovuto entrare e creare una centina interna per riuscire a tenere su il volto. Quindi un grandissimo lavoro di ingegneria sia meccanica che idraulica. La terza parola magica di questo progetto è la parola insieme. Il nostro personale, i progettisti, la ditta esecutrice dei lavori hanno operato eseguendo tutti gli interventi che si sono dovuti affrontare per la messa in sicurezza di questo manufatto a servizio dei comuni di Polverara, Bovolenta, Brugine, Piave di Sacco, Arzal Grande, Ponte Longo, Corezzola e Codevigo, dove vengono convogliate le acque di 6.500 ettari e trasferite con una forza di circa 25 metri cubi al secondo. Quindi insieme si è realizzato questo grande, grande progetto. Ci troviamo a Conche di Codevigo, a 3 chilometri dalla laguna che è alle mie spalle. Al mio fianco c'è il canale Montalbano che raccoglie le acque che fluiscono attraverso la botte a sifone di Conche di Codevigo che sottopassa il fiume Brenta. Le acque del canale Montalbano confluiscono nel Dovissimo che le recapita appunto in laguna. Alle mie spalle c'è un manufatto, detto manufatto Chiavica, dotato di 3 paratoie, realizzato dopo l'ultima ispezione che è stata fatta con messa in asciutta della botte nel 1931.
Già allora la botte sifone doveva destare qualche preoccupazione se sono stati realizzati questi lavori. Infatti sono stati alzati gli argini, dove mi trovo io, alla stessa quota dell'argine del Brenta, in modo che insieme col manufatto chiavica con la chiusura dei paratoi si potesse fermare il flusso dell'acqua fuoriuscito dalla botte sifone nel caso del dissesto della stessa per il principio dei vasi comunicanti, creando un bicchiere pieno d'acqua fra i due argini e la chiavica, e lo stesso è stato fatto anche a monte della botte, dove i canali che confluiscono e fluiscono attraverso la botte sono il canale di scarico e il canale di altipiano, che si uniscono poco prima di sottopassare la botte, dopo aver raccolto le acque di un bacino di 6.500 ettari circa. Le motivazioni per cui fu realizzata la botte sifone di Conche, dove ci troviamo a qualche decina di metri di distanza, sono analoghe a quelle per cui è stata realizzata la botte sifone di Corte di Piove di Sacco. Infatti, quando la Repubblica di Venezia, intorno al 500, decise di portare i fiumi al di fuori della laguna per evitare che la laguna stessa avesse un interrimento, diede inizio ad imponenti lavori, e questi lavori comportarono la realizzazione di grandi nuove inalveazioni per il Brenta, la Brenta Nova e poi il taglio nuovissimo della Brenta nel 1507 e nel 1610. Da allora in poi i fiumi deviati sono uno sbarramento che impedisce alle acque del territorio di sfociare direttamente, scolare direttamente in laguna. Possono farlo solo attraverso questi due manufatti per tutto il Piovese, che sono due tunnel che sottopassano il Brenta e riescono così a far defluire le acque di questo vasto territorio. La botte sifone di Conche è costituita da tre canne affiancate in muratura. Ogni canna è larga circa 2,60 m e alta 1,60 m. È costituita da due piedritti e un volto ad arco ribassato. La lunghezza complessiva della botte è di 135 metri. Conche è un nodo idraulico complicato. Qui il Brenta e i suoi tagli, in particolare il nuovissimo, furono più volte deviati, spostati come loro alveo. Furono immessi in laguna nel 1840 e poi estromessi per andare a sfociare in Adriatico. Inoltre, nel 1966, a novembre, qua vicino alla botte di Conche si è realizzata la rotta dell'argine sinistro, che ha comportato l'allagamento con l'alluvione di tutta la frazione di Conche, il cimitero e l'abitato. L'ultima ispezione alla botte sifone di Conche risale al 1931, quando l'ispettore del Genio Civile del Magistrato alle Acque di Venezia, insieme con i direttori di consorzi di bonifica di allora, Sesta Presa, Settima Presa Inferiore e Delta Brenta, eseguirono un accurato sopralluogo per verificare le condizioni del manufatto. Ci possiamo chiedere perché da allora ad oggi, sono passati 90 anni, la botte non è stata più ispezionata con messa in asciutta. Effettivamente è complicato mettere in asciutta la botte per diversi motivi. Prima di tutto si trova a quote molto depresse, circa 2 metri, 2 metri e mezzo più profonde rispetto a Corte. Qua all'interno della botte di Conche le acque nel fondo scorrono a 5 metri sotto il livello del mare, quindi è difficile mettere in asciutta una botte a queste quote, soprattutto
con le tecniche che c'erano un tempo. Ma inoltre, una volta messe in asciutta, è difficile deviare l'acqua che proviene dal bacino di monte, perché la botte si trova in un cul-de-sac compreso fra i fiumi Brenta e Bacchiglione, dove l'acqua non può essere deviata da nessuna parte. Per questo motivo la botte molto probabilmente ha avuto pochissime ispezioni. Il 24 ottobre 1995 è una data particolare per la botte di Conche. Quel giorno mi telefona il sorvegliante di zona e mi dice: ingegnere, qua vediamo nel fiume Brenta, in corrispondenza della botte, delle bolle nell'alveo del fiume, che in questo momento è in una condizione con livelli molto bassi. Questo è un segno molto preoccupante, significava che c'era una qualche rottura che metteva in comunicazione l'acqua all'interno della botte con quella del Brenta. Prontamente abbiamo come consorzio chiamato una ditta specializzata in lavori subacquei, che il giorno dopo e nel giorno successivo ancora è intervenuta ispezionando e controllando. C'era effettivamente una fenditura lunga più di un metro sull'arco di una delle volte. Sono intervenuti dall'esterno e hanno potuto chiudere in qualche maniera con resine e possidiche bicomponenti questa fenditura. È evidente che questo è stato un intervento fatto in emergenza, di prima messa in sicurezza, ma sicuramente non dava sufficienti garanzie. Il consorzio segnala prontamente alle autorità superiori questa grave situazione, questo dissesto che si è manifestato, e si rivolge alla Regione Veneto e al Magistrato alle Acque, perché all'epoca la competenza sul fiume Brenta era del Magistrato alle Acque. Successivamente, con il decentramento amministrativo della cosiddetta riforma Bassanini, i fiumi sono passati di competenza della Regione. Fortunatamente in questo passaggio di competenze Regione e Magistrato alle Acque hanno trovato un accordo, ed è del 2000 la sottoscrizione dell'accordo fra Regione e Magistrato alle Acque, che prevede un importo di 9 milioni e 100 mila euro per la sistemazione della botte. I lavori alla botte da parte del Consorzio Venezia Nuova, incaricato dal Magistrato alle Acque di Venezia, sono stati realizzati soprattutto nel 2006, 2007 e 2008. Il ricordo di questi lavori per molti deriva dal fatto che per fare le lavorazioni si sono dovute interrompere prima e poi deviare le strade arginali, in particolare quella sull'argine sinistro viene utilizzata d'estate per raggiungere le località balneari da parte dei padovani. I lavori sostanzialmente hanno comportato la realizzazione di una specie di scatola in cemento armato intorno alla botte a sifone, costituita dai lati da due paratie di micropali accostati e superiormente da una soletta in cemento armato. A questo punto, ultimata questa sistemazione generale della botte, le preoccupazioni erano molto minori perché la stabilità complessiva del manufatto era garantita. Però rimaneva il problema di come intervenire all'interno. All'interno non si era intervenuti soprattutto per un problema, il problema della deviazione delle acque. Per deviare le acque, il consorzio di bonifica aveva le proprie idee. In particolare, il consorzio ha proposto la realizzazione di un nuovo impianto idrovoro con scarico delle acque in Brenta, il nuovo impianto idrovoro altipiano. Il 2 marzo del 2007 il consorzio di bonifica ha incontrato gli 8 comuni interessati insieme con la provincia di Padova, proponendo loro di inviare a Regione e Magistrato delle Acque una lettera in cui sollecitare la realizzazione e supportare la richiesta del consorzio, perché l'idrovora poteva servire durante i lavori, per migliorare la sicurezza del territorio dopo la fine dei lavori e per finalità ambientali, per determinare la diversione delle acque dalla laguna quando lo si ritenesse.
La forza del consorzio è quella di mettere insieme più soggetti, come dice il nome stesso del consorzio, cum sortis, stessa sorte. Lo è nel DNA del consorzio stesso fare convergere vari interessi e mettere insieme per realizzare qualcosa di utile per tutti. Tutti i comuni scrivono, e anche la provincia, alla Regione e al Magistrato alle Acque. Regione e Magistrato alle Acque iniziano a parlarsi, il Magistrato alle Acque scrive, viste le sollecitazioni provenienti da varie amministrazioni, predispongo il progetto dell'impianto idrovoro per il quale cercheremo insieme con la Regione di trovare un finanziamento. La Regione, nel riparto della legge per Venezia, scrive nelle schede che finanziano questo intervento, viste le sollecitazioni di diversi comuni che ritengono importante questo intervento, si stanzia e all'epoca furono stanziati 1 milione di euro da parte della Regione e 2,5 milioni di euro da parte del Magistrato alle Acque. Con questo finanziamento si poté dare inizio alla realizzazione del nuovo impianto idrovoro. I lavori di costruzione del nuovo impianto idrovoro sono andati un po' per le lunghe, per vari motivi. A un certo punto, quando i lavori erano pressoché ultimati, il Consorzio di Bonifica ha chiesto che l'idrovora venisse data in gestione al Consorzio di Bonifica stesso, in modo da poterla utilizzare e evitare che ci fosse un deperimento di tutti i materiali elettrici installati. Questo si è concretizzato il 20 ottobre del 2020, quando un verbale congiunto fra Consorzio Venezia Nuova, esecutrice di lavori, Magistrato delle Acque di Venezia, Regione del Veneto e Consorzio di Bonifica Bacchiglione hanno sottoscritto un verbale di consegna anticipata in attesa del collaudo. Da allora il manufatto impianto idrovoro di Altipiano è gestito dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione. Con fondi della cosiddetta tempesta Vaia, le avversità che hanno colpito il Veneto ed altre regioni nell'autunno del 2018, il Consorzio di Bonifica Bacchiglione ha ottenuto un finanziamento di 1 milione di euro per le botti e sifone di Corte di Pio di Sacco e di Conche di Codivigo. Ultimati i lavori a Corte, si è passati alla botte sifone di Conche, dove, siccome l'impianto idrovoro Altipiano era entrato in gestione del consorzio, finalmente si poteva eseguire un intervento all'interno. La botte a sifone di Conche sottopassa l'alveo del fiume Brenta con una conformazione e altimetrie tali da mantenere in condizioni ordinarie tutte e tre le canne che la costituiscono ordinariamente sommerse, lasciando intravedere fuori dall'acqua solo la parte più alta del prospetto antico in muratura. Per condurre i lavori di manutenzione straordinaria all'interno della botte è stato necessario come prima cosa realizzare la messa in asciutta delle aree di lavoro. Sono state quindi costruite delle ture in terra, ovvero delle arginature trasversali al corso dell'acqua in arrivo, per permettere prima di intercettare queste acque e poi di installare un sistema di elettropompe e di motopompe necessarie ad agottare l'acqua inglobata all'interno delle canne e tenere basso il livello di falda. Successivamente è stata attuata un'azione di diversione delle acque in arrivo dal canale Altipiano che ordinariamente sarebbero transitate attraverso la botte a sifone. Intercettata però dalle ture, è stato necessario dirottarla completamente all'interno del fiume Brenta attraverso la messa in servizio dell'impianto idrovoro Altipiano recentemente preso in carico dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione. Ciò ha permesso sia di garantire l'operatività del cantiere, sia di garantire lo scolo in sicurezza ordinario delle acque scolanti il bacino. Prima del concreto avvio dei lavori sulle murature, è stato necessario rimuovere il materiale terroso sedimentato negli anni dalle porzioni antistanti l'imbocco e lo sbocco della botte.
È stato così rimosso un quantitativo pari a circa 1000 metri cubi di terreno all'esterno della botte e altrettanti all'interno delle tre canne. Tale materiale nelle canne arrivava ad ostruire fino al 40% della sezione idraulica. Una volta asportato il materiale all'interno della botte, è stato possibile condurre un'accurata ispezione per valutare lo stato conservativo dell'opera. Dal punto di vista architettonico e strutturale è stato rilevato uno stato globalmente buono dell'opera, pur rilevando localizzate fessure e fratture che non hanno compromesso la stabilità complessiva dell'opera, ma localmente è stato rilevato un importante dissesto all'interno della canna numero 1, cioè la canna più a monte rispetto il deflusso del fiume Brenta. Diffusamente è stato trovato anche un'importante perdita di materiale dalle fughe, che ha determinato una riduzione della sezione muraria e quindi una perdita di resistenza. All'esterno della botte, in corrispondenza di prospetti in muratura, sono stati rilevati ammaloramenti dovuti all'alternanza dell'escursione di marea, al deflusso dell'acqua e all'azione chimico e meccanica dell'acqua, a cui ha contribuito anche la presenza di materiale grossolano in sospensione. In corrispondenza dei prospetti in muratura sono state rilevate anche in questo caso fessurazioni e fratture anche importanti che non hanno compromesso la stabilità degli stessi ma che hanno necessitato un importante intervento. Oltre alla mappatura visiva sono state condotte anche indagini strumentali sull'opera. Sono state infatti condotte indagini non distruttive per valutare lo stato conservativo della struttura con particolare riferimento anche alla presenza all'esterno della botte dell'intervento eseguito dal Consorzio Venezia Nuova per conto del Provveditorato Opere Pubbliche. Inoltre è stato eseguito un rilievo tridimensionale per ricostruire fedelmente la geometria dell'opera. A fronte di questo rilievo è stato possibile apprezzare la perfetta identicità e correttezza geometrica dell'opera, pur essendo stata realizzata in tempi in cui non si disponeva degli attuali strumenti tecnici e informatici. Sulla base dei riscontri visivi e strumentali sono state avviate le vere e proprie attività di ripristino all'interno delle tre canne. Una prima attività è stata quella di rimuovere le formazioni calcaree attraverso maestranze specializzate in restauri e recuperi antichi. Dopodiché, sempre a mano, si è intervenuti per asportare il materiale sedimentato sulle superfici, anche intervenendo con una spazzolatura sempre a mano per le parti più resistenti di materiale sedimentato. Successivamente si è intervenuti con l'apporto di materiale all'interno delle fughe, ristilandole e ripristinando la sezione originaria e quindi anche la capacità resistente della muratura. Infine, per quanto riguarda le fessurazioni con e senza ingressi d'acqua, si è intervenuti con cuciscucci nei casi più drastici o con materiali tipici degli interventi conservativi antichi. L'intervento più delicato e di particolare interesse è quello che si è reso necessario per la messa in sicurezza della canna numero 1, in corrispondenza della quale è stato rilevato un importante dissesto che ne ha compromesso la distribuzione dei carichi e la stabilità strutturale. Dopo una prima fase necessaria al puntellamento dell'opera dissestata per permettere alle maestranze di operare in sicurezza stante gli spazi angusti, visto che ci si trovava con un'altezza di circa 1,5 metri utile, è stato possibile poi intervenire ancorando alla struttura esistente delle centinature metalliche realizzate con fasce larghe 20 cm e poste ad interasse di 50 cm l'una dall'altra. Questo ha permesso di ricostruire e ripristinare la stabilità della struttura e ricostruire successivamente un profilo ad arco in muratura. Come detto, gli interventi sono stati condotti da maestranze specializzate, adottando tutte le accortezze del caso, sia dal punto di vista della sicurezza sia per quanto riguarda l'operatività, adottando tutte le tecniche e le accortezze per garantire un mantenimento conservativo delle opere esistenti,
allungare la vita utile dell'opera e ripristinare un'ottimale funzionalità idraulica della stessa. In conclusione voglio ricordare una massima attribuita a Seneca: non c'è vento a favore per chi non conosce il porto. Siamo arrivati in porto, lo conoscevamo, grazie a tutti i venti che hanno soffiato a favore, ed in particolare alla Regione, al Magistrato alle Acque, ora chiamato Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche, alle imprese esecutrici, ai comuni che hanno sostenuto sempre l'iniziativa del Consorzio, alla provincia di Padova analogamente. Grazie ai professionisti che abbiamo incaricato per darci una mano nel fare questi lavori. Grazie all'amministrazione del Consorzio che ha messo a disposizione del sottoscritto soggetto attuatore tutta la struttura dell'ente, dall'area tecnica all'area amministrativa, perché solo una squadra unita riesce a concludere una grande opera. L'importanza di questi manufatti, come di tutti i manufatti in gestione del Consorzio di Bonifica Valchiglione, sono fondamentali per la sicurezza dei cittadini. Sono l'ABC della sicurezza idraulica, sono davvero il futuro di questi territori. Vi ricordo che siamo sotto il livello del mare, in un territorio di bonifica, quindi significa che senza questi impianti avremo solo una piccola palude qui, con acquitrini, con una zona incoltivabile e sicuramente anche con le malattie che c'erano una volta. Quindi questo grande lavoro della bonifica deve essere comunque divulgato. Allora il mio grazie è doveroso al presidente Luca Zaia, commissario delegato di questo intervento, al direttore ingegnere Francesco Veronese, soggetto attuatore di questa importante opera, a tutto il nostro personale, alla struttura regionale, a tutti quelli che ci hanno supportato in questa grande sfida, perché è stata davvero una grande sfida riuscire ad entrare e sistemare una botte a sifone del genere senza avere nessun tipo di documentazione dello stato in cui si trovava all'interno. Ecco, mi sembra doveroso ringraziare anche l'assessore Roberto Marcato e la sua struttura per i fondi messi a disposizione per il completamento del canale altipiano, che è uno dei due canali che portano allo scarico della botte di Conche. Quindi siamo pronti a nuove sfide, siamo sul pezzo e ringrazio davvero di cuore tutti per la passione che ci hanno messo per quest'opera. Il lavoro dei consorzi di bonifica deve essere gratificato non a livello economico ma dalla conoscenza di queste opere. Deve essere gratificato dal mondo della scuola, che deve conoscere il territorio e che deve capire il territorio. Domani siamo in un paese che ha bisogno di grandissime trasformazioni e per fare queste trasformazioni ci vuole la sicurezza. Noi oggi diamo già la sicurezza. Io ho comunque un po' di rammarico perché pochissime persone conoscono questi manufatti. L'impianto di scarico sul fiume Brenta nell'impianto altipiano e la botte a sifone di Conche sono due opere fondamentali per la sicurezza idraulica. Se parliamo di futuro, oggi siamo già nel futuro. Siamo nel futuro con questi impianti che consentono la lavorazione della terra e la sicurezza dei cittadini. Quindi il mio appello è alle scuole, alle istituzioni tutte.
facciamo conoscere questi impianti, facciamo conoscere questo tipo di servizi che vengono dati ai cittadini per un domani davvero migliore.